Buongiorno, buongiorno a tutti. A poco meno di una settimana dalla conclusione della terza conferenza dei quadri dirigenti della rete associativa ANMIC, voglio con voi trarre un po' le conclusioni di questi 3 giorni, voglio con voi rappresentarvi tutta l'attività che si è svolta in quei 3 giorni, naturalmente subito dopo la sigla. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di ANMIC Informa, un appuntamento, diciamo così, straordinario, perché voglio rappresentarvi quelli che sono stati i lavori della terza conferenza nazionale dei quadri dirigenti di ANMIC che l'associazione ha tenuto nei giorni 15, 16 e 17 di luglio. Lo stesso titolo della conferenza, Disabili e ripresa di progettare il futuro, e quindi l'impegno che la rete associativa ANMIC si è assunta e si vuole assumere con tutti voi per costruire un paese più inclusivo e certamente più accessibile. I 3 giorni sono stati giorni significativi. Naturalmente, devo innanzitutto ringraziare tutti i dirigenti territoriali della rete perché hanno partecipato, diciamo così, massicciamente a questa nostra conferenza. Hanno partecipato ai lavori con attenzione, proponendo anche, diciamo così, tutta una serie di interventi che l'associazione poi dovrà porre in essere nei prossimi mesi, soprattutto subito dopo la pausa estiva che tra qualche settimana, diciamo così, investirà un po' tutto il paese. La nostra conferenza si è suddivisa in sessioni. La prima sessione, partendo dal presupposto della legge quadro sulla disabilità, ha attenzionato i temi in particolare della vita indipendente, dei progetti individuali, del dopo di noi. Naturalmente non disgiungendo tutte queste nostre attività dal piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla legge quadro sulla disabilità, perché l'opportunità che noi abbiamo con il piano nazionale di ripresa e resilienza è un'opportunità che non possiamo né perdere né lasciarci sfuggire, altrimenti ne andrebbe della serenità e della tranquillità delle generazioni future. E naturalmente abbiamo anche voluto presentare tutto quello che è stato il nostro lavoro intorno alla legge quadro con la presentazione del volume verso il codice per la persona con disabilità e quindi le sfide del welfare futuro, del welfare, per un welfare inclusivo. La seconda sessione, come vi dicevo, è stata, poi entrerò nei particolari di tutte queste sessioni. La seconda sessione è quindi la riforma del terzo settore tra criticità e opportunità. Abbiamo formato la nostra rete associativa, i dirigenti della nostra rete associativa ad implementare le nuove procedure che il terzo settore ci chiede, ad attuare tutte quelle, diciamo così, adempimenti. Soprattutto per quanto riguarda la formulazione del bilancio degli enti del terzo settore, per quanto riguarda, diciamo così, gli organi che dovranno essere integrati con gli ulteriori organi di controllo. Quindi è stata veramente una giornata proficua a cui tutti hanno partecipato con particolare attenzione. La terza sessione non poteva non essere che riservata alla riforma dell'accertamento dell'invalidità civile, della sordità, della cecità, dell'handicap e della disabilità. Quindi le procedure dell'accertamento dell'invalidità civile, le nuove categorie giuridiche della disabilità e naturalmente non abbiamo non potuto parlare di pensioni, adeguamenti e integrazioni. Nell'ultima giornata è stato dato spazio ai territori, i presidenti regionali hanno, in quanto coordinatori di tutte le altre sedi provinciali, hanno rappresentato, diciamo così, l'attività che viene svolta sui territori, quali sono le proposte future che quei territori vorranno attuare nei confronti delle istituzioni e abbiamo poi concluso
con la presentazione del bilancio sociale dell'associazione. Ma naturalmente devo anche dirvi che oltre alla partecipazione di tutta la nostra rete associativa, di tutta, diciamo così, le delegazioni territoriali, a partire dalle sedi provinciali per passare poi alle sedi regionali e anche agli ambiti un po' più ristretti dei comunali o sovracomunali, naturalmente la conferenza è stata arricchita anche dagli autorevoli relatori che si sono succeduti e accaduti. Nel corso della conferenza abbiamo voluto anche fare un po' il punto della situazione per quello che riguarda la nostra radio, che chiaramente è partita da circa 2 anni, e naturalmente abbiamo voluto rappresentare tutta l'attività che la radio ha svolto in questi 2 anni e i risultati ottenuti anche con il progetto finanziato inizialmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha riscosso grandissimo successo. Oggi forse non possiamo più fare a meno di questo mezzo che avvicina la nostra rete associativa, ma ci avvicina ancora di più a tutte le persone con disabilità. Ripeto, come dicevo prima, la conferenza è stata poi arricchita dagli interventi degli autorevoli relatori, la presenza del Ministro, la presenza del Presidente dell'INPS, la presenza del coordinatore del coordinamento medico legale dell'INPS stessa, la presenza di un po' di diversi parlamentari appartenenti a tutte le aree politiche, quindi a tutte le forze politiche che oggi siedono in Parlamento, è stata, diciamo così, veramente significativa. Come dicevo, noi abbiamo voluto suddividere, e le proposte che Anime ci farà sono suddivise ormai in 4 filoni fondamentali. Il primo filone sicuramente riguarda il welfare, il welfare basato sulla protezione piuttosto che sull'inclusione, un sistema di welfare che in questa fase di pandemia non ha protetto le persone che dovevano essere protette, ed ecco perché noi a questo punto dobbiamo e vogliamo soluzioni diverse, soluzioni alternative, soluzioni che mettono al centro dell'attenzione la persona. Quindi un welfare inclusivo, non di protezione, un welfare che dia la possibilità a tutti di poter accedere ai LEA, che sono i livelli essenziali assistenziali, e ai LEP, che sono i livelli essenziali delle prestazioni. Quindi un welfare inclusivo, non un welfare solo ed esclusivamente protettivo. La protezione in questo frangente è fallita, purtroppo lo dobbiamo dire. La stessa protezione che doveva avvenire in ambiti residenziali come le residenze sanitarie, dove i morti sono stati elevatissimi, lì purtroppo ancora di più si è manifestata tutta questa criticità. Quindi il nostro welfare basato su un welfare di inclusione parte da oggi con le nostre proposte che abbiamo già peraltro rappresentati in altri documenti e che abbiamo già esposto attraverso questo, diciamo, questa trasmissione. Il secondo ambito su cui l'associazione dovrà muoversi e si muoverà è l'occupazione, perché ripeto, il welfare è importante e deve essere inclusivo, ma l'occupazione deve essere alla base di un welfare inclusivo. L'occupazione. Oggi purtroppo nel corso della pandemia abbiamo assistito a situazioni di marginalizzazione e di esclusione delle persone con disabilità dai contesti lavorativi. Chi ha la fortuna oggi di avere un lavoro, la persona disabile che oggi ha la fortuna di avere un lavoro, in questo periodo di pandemia purtroppo è stato marginalizzato, è stato un attimino, diciamo così, accantonato. E alcune iniziative, giustificate anche da una volontà o da una pseudo volontà di protezione, con l'applicazione di misure di tutela, peraltro tutele incerte, discontinue, non calate neanche in una strategia complessiva di rafforzamento della capacità di partecipazione delle persone con disabilità, purtroppo ha evidenziato questo aspetto. L'occupazione, perché per noi è importante l'occupazione? La legge 68-99, infarcita nel corso degli anni di altri interventi legislativi e non ultimo quello sul Jobs Act, purtroppo sta mostrando in tutta la sua interezza le sue criticità dovute ad una parcellizzazione anche, diciamo così, delle responsabilità, e con la parcellizzazione delle responsabilità purtroppo molto spesso avviene anche da parte di ognuno la deresponsabilizzazione, scaricando sugli altri le responsabilità. Quindi questo assolutamente non è più consentito, ed è anche l'altra area in cui nel piano di ripresa e resilienza si dovrà tener conto, oltre al welfare, l'occupazione. La terza, come vi dicevo, area su cui noi vogliamo
insistere, e dobbiamo insistere, perché è fondamentale e denota anche la dignità, la elevata, diciamo così, democraticità di un paese e la elevata civiltà di un paese, e riguarda l'educazione, quindi la scuola. La scuola che in quest'ultima fase ha subito, diciamo così, delle pesanti ripercussioni dovute alla pandemia, certamente, ma che già aveva in sé tutta una serie di elementi critici, in particolare per gli alunni e per gli alunni con disabilità. È vero che in questo anno e mezzo, due anni, purtroppo gli alunni non hanno potuto frequentare le classi, non hanno potuto partecipare in presenza alle attività didattiche, ma dobbiamo anche dire che anche ante pandemia, purtroppo per le alunne e per gli alunni con disabilità, troppo spesso, molto spesso, l'anno scolastico o la presenza o l'accesso all'ambito scolastico era una chimera e si doveva ricorrere sempre solo o in ambito giudiziario o facendo pressioni perché le istituzioni aderissero ai loro obblighi. Quindi l'educazione, abbiamo visto che l'educazione, abbiamo visto che la scuola e la formazione in quest'ultimo periodo ha sofferto pesantemente. È vero che sono state introdotte delle misure alternative per la partecipazione, mi riferisco alla didattica a distanza, mi riferisco ai sistemi di partecipazione che poi gli alunni hanno avuto nei confronti dell'istituzione scolastica, ma naturalmente dobbiamo anche dire con molta tranquillità e con molta fermezza che non tutti hanno avuto le stesse opportunità. Purtroppo la didattica a distanza per alcuni ha funzionato diciamo sia a sprazzi, per altri non ha funzionato per nulla. Quindi questo che è un esercizio fondamentale del diritto umano, cioè quello di poter accedere all'istruzione, deve essere garantito. Non vogliamo buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca. Questi sistemi potranno essere utili, naturalmente dovranno, la presenza a scuola è indispensabile, quindi noi chiediamo del primo impegno che noi ci stiamo assumendo per il mese di settembre, perché l'anno scolastico possa riprendere in modo normale, ordinario, per tutte le alunne e gli alunni di questa società, di questa nazione, e in particolare per le alunne e gli alunni con disabilità. Il quarto punto su cui noi vogliamo insistere, quindi il welfare è il primo, l'occupazione è il secondo punto, l'educazione, perché poi queste tre aree raccolgono un po' tutta quella che è la quotidianità che la nostra società vive giorno per giorno. Quindi welfare, occupazione, educazione. C'è un altro punto però che noi abbiamo, a cui abbiamo voluto dedicare una particolare attenzione, ed è l'adeguamento delle pensioni di invalidità civile. Guardate, io qui voglio essere chiaro, voglio essere preciso, voglio essere spontaneo nelle affermazioni che faccio. Certamente vi è oggi un sistema e certamente capiamo e comprendiamo che tutto il sistema, ma questo non deve essere però un alibi per il legislatore, tutto il sistema ha bisogno di una profonda riformulazione, di una rifondazione del sistema dell'accertamento, partendo dall'accertamento per finire poi anche a quelli che sono le provvidenze economiche, laddove previste, le provvidenze economiche per le persone che non potendo accedere al mondo del lavoro o perché disabili totali o perché disabili parziali percepiscono questa, diciamo, cioè questa provvidenza economica di natura assistenziale. Io so benissimo che tutto il sistema ha bisogno di una riformulazione, di una grandissima rifondazione, però di questo sistema, di questa rifondazione, di questa riformulazione, di questo nuovo, diciamo così, di questa nuova legislazione che necessita questo particolare aspetto della disabilità e dell'invalidità, se ne sta parlando da troppi anni. Sappiamo bene che il nostro sistema è basato su un sistema tabellare, sappiamo bene che il nostro sistema è basato su un sistema duale, dove c'è prima l'INPS e poi c'è, diciamo così, anzi c'è prima l'ASL e poi l'INPS, in alcuni ambiti territoriali c'è soltanto l'INPS. Naturalmente al netto di tutte le criticità che conosciamo tutti e che non sto qui certamente ad elencare, ma sono altrettanto certo che oggi questo sistema c'è. Ora io dico, implementiamo un nuovo sistema, riformiamo il nuovo sistema, creiamo le condizioni perché questo sistema possa partire e decollare anche con una certa organicità e anche con una certa forma di sperimentare in alcuni anni. Però il sistema attuale che abbiamo deve essere governato. Non possiamo, nell'attesa e nella speranza di dover accedere ad un nuovo sistema, non possiamo pensare che questo sistema così com'è deve rimanere così com'è fin quando non decideremo di implementarne uno nuovo.
semmai lo implementeremo a questo punto, devo dire, perché da troppi anni se ne parla. Allora io dico, se questo sistema c'è, va governato. Va governato e va governato con le normative che già ci sono, a cui tutti dovrebbero far riferimento e che tutti dovrebbero rispettare. Il potere legislativo da una parte, il potere istituzionale dall'altra, la parte tecnica dall'altra, il mondo associazionistico dall'altra parte. Però io dico questo, se questo sistema oggi c'è, va governato. E non in una mera ottica economicistica si dice il sistema non c'è, il sistema non funziona, il sistema ha degli ambiti critici elevatissimi e quindi non se ne fa assolutamente nulla. Questo sistema c'è, va governato con le norme che ci sono, nell'attesa che se ne implementi un altro. Ma attualmente c'è questo sistema e dobbiamo capire e dobbiamo comprendere. Chi dovrà essere l'accertatore unico? Perché non possiamo avere due accertatori sul territorio nazionale. Dobbiamo capire se le tabelle del 92 ci sono e sono legge, vanno rispettate. Perché poi ognuno non può pensare di fare le proprie linee guida e stabilire che una persona è disabile o non a seconda delle linee guida della singola istituzione che in quel momento elabora un proprio pensiero. Mi riferisco all'INPS in questo caso. L'INPS adotta delle linee guida che non sono contemplate dalla nostra normativa in questo momento. La nostra normativa contempla le tabelle del 1992. Le motivazioni perché queste tabelle non sono state adeguate? Ma io questo non lo so. So per certo. Che ne stiamo parlando dal 92, so per certo che una nuova riforma delle tabelle fu, diciamo così, fu presentata dall'allora ministro Balduzzi e purtroppo sono rimaste lette da morte. Allora io dico, il sistema c'è, se c'è questo sistema dobbiamo assolutamente procedere a regolamentarlo con le norme che ci sono, a governarlo e farlo funzionare nel migliore dei modi possibili. Attualmente questo sistema sta creando diversi disagi alle persone con disabilità. Non sempre, guardate, la semplificazione è amica delle cose fatte per bene. È vero che c'è stata la semplificazione, cioè che l'inizio può procedere alla revisione sugli atti e non con la visita diretta. Ma quante volte sbagliamo a fare una revisione sugli atti? E quali sono le procedure corrette per attuare le visite sugli atti? Non sempre queste procedure sono corrette. Non sempre l'INPS nelle sue articolazioni territoriali, regionali o provinciali si adegua a quelle che sono le indicazioni della sede centrale e le indicazioni generali che vengono emanate. Purtroppo l'autonomia molto spesso sta per quello che si voleva impedire, cioè una disarmonizzazione su tutto il territorio nazionale dell'accertamento, perché prima ogni regione andava per proprio conto, e l'INPS di questo se ne è fatto un cavallo di battaglia dicendo ma noi su tutto il territorio nazionale adottiamo tutti quanti, adotteremo un sistema omogeneo, un sistema armonizzato su tutto il territorio, con delle direttive specifiche su tutto il territorio. Tutto questo non sta avvenendo purtroppo. Tutto questo non sta avvenendo e ogni ambito territoriale dell'INPS va un po' a proprio modo, implementa dei propri sistemi non sempre ortodossi, non sempre contemplati dalla normativa. Quindi, come dicevo, la semplificazione va bene, ma non sempre è amica delle cose fatte bene nella semplificazione. Le visite dirette devono essere fatte, possiamo fare le visite sugli atti laddove abbiamo la certezza che quella condizione rimarrà tale per sempre. Ma già c'è una norma che dice questo. Già c'è una norma che individua una serie di patologie che non devono più essere sottoposte a visita medica. Invece succede che qualche volta non chiamiamo a visita medica chi deve essere revisionato e mandiamo a chiamare chi invece, in base ad una legge, non dovrebbe essere più sottoposto a visita medica. Quindi, su questo, che cosa voglio, e concludo, che cosa voglio dire? Voglio dire che il sistema va governato, questo sistema, ma con la scusa che dobbiamo implementare un altro, non si vuole mettere mano all'aumento delle pensioni di invalidità civile per le persone con disabilità parziale, cioè quelle persone che vanno dal 74% al 99%. E badate bene che è stata la stessa Corte Costituzionale, non certamente il Tribunale di una qualsiasi ambito territoriale, ma è stata la stessa Corte Costituzionale che nell'adeguare le pensioni di invalidità e ad integrare le pensioni per le persone con disabilità totale, quelli al 100%, al milione delle vecchie lire, che diciamo, e qui dobbiamo fare un'altra precisazione, quelle pensioni sono state integrate ma non sono state aumentate, naturalmente dobbiamo anche arrivare alla conclusione di dire
che la Corte Costituzionale ha evidenziato nei propri assunti e nella propria delibera, ha evidenziato un aspetto fondamentale, che la poca dignità con cui, diciamo così, le persone con disabilità vivono questo momento. È poco dignitoso erogare 285 euro al mese ad una persona con disabilità parziale. Sono poco più di 9 euro al giorno. Sono poco più di 9 euro al giorno. Oltretutto in presenza di un limite reddituale bassissimo, cioè quasi pari a zero, perché possono accedere a questa forma di assistenza, diciamo così, economica, soltanto chi non supera un certo reddito nella misura di circa 5.600 euro l'anno. Quindi lascio immaginare. E molte persone con questi 295 devono curarsi, devono, perché non hanno possibilità di accedere al mondo del lavoro, devono poter vivere, devono poter pagare un fitto, devono poter avere la possibilità di vivere una vita alquanto dignitosa. E la Corte Costituzionale proprio questo ha detto, che questo non è dignitoso, che questo non è dignitoso e che è in contrapposizione a quello che detta la nostra Costituzione. Lo Stato deve garantire a tutti la pari opportunità e deve rimuovere tutte quelle forme di non inclusione delle persone nella società civile. Ecco, su questo è un cavallo di battaglia che noi porteremo sempre avanti. Non alzeremo le barricate, ve lo dico molto francamente, è difficile oggi alzare le barricate, ma persisteremo tutti i giorni, lavoreremo tutti i giorni, continueremo a muoverci tutti i giorni, perché questo provvedimento la politica lo deve, se ne deve assumere la piena e assoluta responsabilità. Non ci sono né più se né più ma. Ci sta la responsabilità che la politica deve assumersi, e c'è la responsabilità di ognuno di noi, perché questa, diciamo così, situazione, consentitemi di dirlo, per certi aspetti indegna di uno Stato civile, deve essere assolutamente rimossa. Siamo pronti anche a fare delle nostre proposte, delle nostre valutazioni, anche su una base di gradualità, ma che nell'arco di 3 anni possa portare l'importo delle pensioni di invalidità per i disabili parziali ad un importo quantomeno dignitoso per la vita, per poter vivere quotidianamente una vita serena. Poi è chiaro che siamo pronti a confrontarci e a definire quelle che possono essere i percorsi e le linee che ci dovranno portare alla definizione di una riforma complessiva dell'accertamento e del sistema pensionistico. Concludendo, sono particolarmente soddisfatto di questi 3 giorni che si sono sviluppati con tanto impegno da parte di tutti noi. Sono particolarmente soddisfatto perché ho potuto anche riscontrare un'associazione negli ambiti territoriali viva, pronta a cogliere tutte le opportunità nuove, ma a cogliere anche i tempi e i segni di un cambiamento che è quasi quotidiano, e naturalmente con la forza di sempre continueremo ad rappresentare le persone con disabilità solo ed esclusivamente nell'interesse delle persone con disabilità. Noi siamo un'associazione di tutela e rappresentanza, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, siamo presenti con fatti concreti, con atti concreti, con strutture organicamente, organizzate, con un sistema di interazione territoriale di primo piano, e naturalmente non siamo un'associazione di opinione. Noi non abbiamo bisogno di poter fare webinar, confronti a distanza. Noi con i nostri rappresentanti territoriali era arrivato il momento di guardarsi negli occhi. Lo abbiamo fatto con tanta forza, con tanta commozione, perché venivamo tutti da un momento particolarmente difficile. Ecco, la soddisfazione di trovare un'associazione viva sul territorio, un'associazione pronta a cogliere tutte le nuove sfide, questo mi riempie di orgoglio e mi onoro di essere il presidente di un'associazione come questa. A tutti i presidenti provinciali, a tutti i nostri rappresentanti sui territori, va il mio più vivo ringraziamento, perché hanno svolto in questo anno e mezzo il doppio del lavoro che si svolgeva in tutta la quotidianità prima della pandemia. Io sono certo che questa associazione, che non ha un DNA di impresa sociale, che non ha nel DNA una visione alquanto teorica dei temi, questa associazione è in prima linea. E consentitemi 2 minuti 2
Io nel corso di questo dibattito che c'è stato poi successivamente, poi a questi tre giorni, ho avuto modo di confrontarmi con tante persone e in una circostanza da un accademico in cui io avevo fatto un'affermazione dicendo che poi alla fine eravamo tutti sulla stessa barca e volevamo, diciamo, e dovevamo andare tutti in una stessa direzione per creare un welfare più inclusivo e per creare le condizioni perché la società possa essere partecipata da tutti e con pari opportunità per tutti, mi è stato detto che dissentiva perché è vero, non è vero che siamo tutti sulla stessa barca, semmai siamo tutti nello stesso mare. Beh, io per barca intendevo la società, forse le barche che intendeva e che molto spesso gli accademici intendono sono riferite alle classi sociali. Ecco, se noi partiamo dalla differenziazione, dalla categorizzazione delle classi sociali, secondo me commettiamo un grande errore. Noi come associazione vogliamo soprattutto che ci sia una società, un welfare inclusivo, occupazione per tutti ed educazione per tutti, a prescindere dalla condizione di disabilità, a prescindere dalla condizione di disabilità, perché la disabilità è una condizione, non è una malattia. Ecco, molto spesso mi piace quando gli accademici hanno come visione, e qui mi riferisco sempre ai miei presidenti provinciali, hanno come visione e come orizzonte della propria visione le aule di un'università o di una qualsiasi altra istituzione e la partecipazione, e quindi hanno poi il confronto con una cerchia di stretta che sono i propri studenti. Noi forse non abbiamo le stesse capacità di questi accademici, ma abbiamo la certezza di avere una visione perché quotidianamente 104 sedi provinciali, oltre 400 delegazioni comunali, 20 sedi regionali, sono a contatto diretto con la gente, con le famiglie, con i disabili, con le famiglie dei disabili, le persone che purtroppo hanno avuto una disabilità in un periodo, diciamo così, prenatale, postnatale, ma anche con persone che hanno avuto una disabilità nel corso della loro attività lavorativa, o con persone con disabilità e con le famiglie, con le angosce di queste famiglie, oppure con l'angoscia delle mamme e dei papà che non sanno che cosa sarà del proprio figlio con il cosiddetto dopo di noi, non sanno che cosa sarà per i figli dopo che la loro dipartita, e l'angoscia di tanti genitori anziani che sono diventati pure loro non autosufficienti, che non riescono più a gestire un figlio disabile. Ecco, noi abbiamo questa visione. La visione che hanno gli altri, quella di suddividere la società in classi o in caste, peggio ancora, non ci appartiene. Quindi noi, io ritengo che siamo tutti nella stessa barca e dobbiamo andare in un'unica direzione. Io per barca intendo la società, poi è chiaro che nella società ci sono dei livellamenti diversi, ma non ci sono e non dovranno esserci certamente né classi disomogenee dove chi c'ha tutto e chi non ha nulla, e non devono esserci men che mai le caste. Scusatemi questa divagazione, ma l'ho sentito, l'avvertivo e la dovevo rappresentare a tutti voi. Vi ringrazio per questa attenzione, vi auguro naturalmente tutti gli atti della nostra conferenza li troverete sul nostro sito, la stessa radio, il nostro stesso mezzo di comunicazione continuerà nei giorni prossimi ad evidenziarvi l'attività che è stata svolta. Siamo pronti a raccogliere anche le vostre, diciamo così, i vostri giudizi, le vostre considerazioni, le vostre critiche, semmai, sperando sempre di poterci interagire nel modo più opportuno possibile per noi, per voi, perché abbiamo bisogno anche del vostro supporto, dei vostri suggerimenti per rendere meglio noi e per capire meglio noi anche in che modo dobbiamo rappresentare le istanze della classe associativa. Con questo termino qui questo appuntamento, vi auguro un buon proseguo di trasmissione e a risentirci alla prossima puntata, anche se adesso si avvierà un periodo feriale e quindi poi ci rivedremo prossimamente, ma naturalmente il nuovo palinsesto vi sarà poi comunicato nel corso delle attività che comunque continueranno, che l'attività della radio comunque continuerà. Quindi non mi voglio dilungare, altrimenti poi entro in altri ambiti e sbaglio. Vi auguro buon proseguo di trasmissione e arrivederci a presto.